30 secondi alla partenza. Gli esordi del secondo anno, alla grande! Anche il campione di Roma ha preso tutti i livelli subito a fare il ritmo di gara. Sì, ovviamente se aspettiamo il passaggio sicuramente davanti alla nostra postazione per quanto riguarda la gara maschile, poi andremo con il countdown per quanto riguarda anche le ragazze. Con vediamo, deve essere Francesco Bettinelli al comando, siamo solamente all'inizio, sicuramente poi dalla prossima tornata assisteremo a qualcosa di importante, perché sarà sicuramente una bellissima gara. È sempre una bellissima gara quando si parla di giovani, ma soprattutto quando si parla degli esordienti del secondo anno. Un minuto alla partita. Buon numero di partecipanti sia a livello maschile che a livello femminile. Intanto andiamo a vedere un po' anche quello che è la gara femminile. Abbiamo visto davanti c'era Lorenzo Milano, poi c'era Raffaele Armanasco, c'era Francesco Bettinelli, insomma i migliori subito davanti, però sono solamente al giro di lancio, quindi in qualche modo è difficile poi di parlare di gara a conclusione del giro di lancio, aspetteremo almeno il primo giro. Mentre davanti in campo femminile si è trovato già un quintetto importante con la presenza ovviamente delle migliori interpreti per quanto riguarda il ciclocross, e poi ovviamente andremo anche a ricordare quello che è successo a Salvirola alla prima prova della Lombardia per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno. Sono rimaste subito in 4 con Viola in Vernizzi in compagnia di Emma Grimaldelli. Giù adesso.
Fiorin terzo, Pietro Lucini del Menavi quarto, Emanuele Favilli della Michele Bartoli Academy e quinto Francesco Bettinelli della società bergamasca delle Marmotte di Loreto. Questa è un po' la per quanto riguarda i tempi appunto di San Girolamo, lo scorso 16 ottobre con tanto vedo Lorenzo Milani dalla ciclista, il gap sul battistrada che era Raffaele Armanasco, il leader del circuito del trofeo Lombardia, la portatore del team Rebel Bike Paredi, società della provincia di Sondrio, un distacco di 8 secondi. Ah no, guarda, io faccio video, quindi tutto. Lotta aperta anche per il terzo posto con Pietro Lucini del Melavini in terza posizione in compagnia di Andrea Colombo, portacolori della Cicli Fiorini, che hanno un distacco di 18 secondi. Sandro Loreano in compagnia di Cesare Castellani della Cicli Fiorini, tutto solo, ma sta provando anche lui a rientrare Francesco Bettinelli, campione regionale lombardo, titolo conquistato a Carona in provincia di Bergamo nella gara organizzata dalla società Le Marmotte di Loreto. Una bella sfida anche per quanto riguarda ovviamente la top 10, insomma Raffaele Armanasco che ha fatto una bellissima gara in quel di San Girolamo, addirittura era passato terzo al primo giro, poi piano piano ha recuperato posizione su posizione. Intanto il passaggio di Pietro Crugnola della SC Busto Garolfo, società storica importante per quanto riguarda la provincia di Varese che anche quest'anno proporrà una tappa del circuito del Lombardia in quelle che occupano le posizioni diciamo di centro gruppo di retrovia, ma ci mettono veramente tanto impegno, quindi è giusto sostenerli tanta determinazione. Attenzione perché sta arrivando la testa della corsa anche per quanto riguarda la gara femminile, e quindi è una bella sfida, chiamo, di ufficializzare quella che è la situazione in gara per quanto riguarda la gara femminile. Invece al comando è Emma Grimaldelli, sempre del team Serio, alle sue spalle sulla stagione della mountain bike con la Paredi. Questo è un po' appunto la situazione per quanto riguarda sia la gara, ma delle bellissime gare. Io stavo a Marcord ricordando Pecoco della Solvia Tese e terzo Daniele Balducci della Wiener a 48 secondi. Questo è stato il podio dei campionati italiani, sicuramente Gino si ricorderà. Tra l'altro qui difendeva i colori italiani, ho avuto il piacere di assistere quella del 1998, non quella del 1985. Quindi quando abbiamo detto questo, era stato uno scenario incredibile con la prima volta col ciclocross per quanto riguarda le due fasce amatoriali. Mancano due giri alla conclusione, ed eccolo qua Raffaele Armanasco, il portatore del team seguito da Battista. Vengo qua, ma non faccio Battista, che è un personale di Piazza, certo. È entrato a far parte della commissione. Qua un'ora e mezza siamo arrivati della FC Lombardia. Wow! Lucini in compito della società bergamasca delle Marmotte Loreto, esattamente col 207, e devo dire grande recupero di Brian. Dai, sei secondo, dai, vai, bravissimo! Targa fuori dalla palca. Vai, bravissimo, fuori dalla palca, accelera lì adesso, accelera, braccio. Occhio lì! È l'ultimo, giusto? Sì. Brava, larga. Bravo, fuori. Vieni sull'erba, tiri duro, non mollare adesso. Stai facendo un garone, bravo. Così. Bravo, veloce. Largo. Bravo Manu, bravissimo, bene frequenza, bravissimo. Vai largo. Largo, stai, traccia. Va bene. Bravo, ancora uno. Ale. Bravi.
Guarda qua Pietro, è l'ultima! Su tutto, come se non ci fosse domani! Dai! Tutta, tutta! Bravo! Accelera, accelera via, accelera la traccia! Respira bene, stai alto col busto! Cavolo, secondo me tra un po' arriva già il primo. Con le navi, con il vetro, fa così pesante. Ah, Rafa! Come va bene, ben fanci! Sì, 2-0-2. Un ottimo terzo posto a Sanremo dietro Lucini del Melody Titanic. Bravissimo, quarta posizione, l'arrivo anche di Andrea Colombo e la città di Andrea Francesco Bettinelli, che ci ha messo tanto carattere, l'atleta, il campione regionale. Grande Andri, bravo, bravissimo, grande. Bravo Brian! Bravo! Dai, Lori! Dai, che finisce! Fanno un giro! Culo! Un giro? Lorenzo Manuel Roccia dalla Fiorine, arriva anche Lorenzo Gelti del pedale casalese, quasi una volata tra le due pilote. Allora dovrebbe essere l'altra Maroso che prende Rita Bordillo. Brava, bravissime le tre. Dai, andiamo a sciogliere 10 minuti. Altre forza per loro. Ti voglio la mantella! Non c'è bisogno anche della comunità. 30 di questi straordinari ragazzi che è iniziata per loro la stagione. Vincitrice, colei che salirà sul gradino. Ma Grimaldi, in serio! Seconda. Bravo, bravo Filippo, bravo. De Vecchi in serie. Elisa Zipoteca. Questa è la categoria sua.